Qui Ecco, eravamo molto oh, giovani. ecco qua, vai. Questo è Nicola Gabibbo, che all'epoca aveva 50 anni. Questa foto deve essere dell'86, credo, o forse 86. No, 86. Quindi Nicola era del 35, quindi sì, aveva 51 anni. Qui ci sono io. Quella scimmia. Io, Enzo Marinari, che a Tor Vergata lo conosciamo, giovane con i capelli, e Pier Stanislao Paolucci. Pier era un softwareista, cioè ha lavorato sul software. Io ero l'unico hardwareista del gruppo romano, e dietro c'è la prima versione, proprio il prototipo base di Ape, dove invece delle 16 schede finali ce n'erano solo 4. Infatti era chiamato Apetto, piccolo Ape. Poi abbiamo fatto Apotto, quindi con 8 schede, e poi il computer del coso. Ho una foto con Giorgio, che però condivido dopo, perché chiaramente devo scedare, chiudere questo e scedare No, l'altro. per carità del cielo, vai avanti con Prima o questo. poi vi faccio vedere quello che ha scritto il Dipartimento di Fisica, che, c'erando il mio post su Facebook, che mi ha fatto un po' evitare, come si suol dire. E questo è lo schema funzionale di Ape, diciamo, se devo tornare qua. Questo è lo scimmione, cioè uno scimmia, ape in inglese scimmia, che fa i conti in parallelo. Infatti c'ha 4 mani. E qui c'è, per esempio, Luciano Magliani, ricordando Giorgio, dice che intorno all'Ape si era creato un gruppo di giovani entusiasti, e ha ragione, perché noi ci siamo veramente divertiti, ma divertiti proprio con le cose più stupide. La ragazza che disegnò questa, che era un'amica di uno di noi, non mi ricordo neanche di chi, fece la scimmia con la coda. Un giorno Giorgio entrò in stanza urlando: Giorgio Parisi, abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato Ape. E lì si creò il terrore, perché Infarti. eravamo piccolini, quindi laureandi, quindi il capo dice che hai sbagliato, comincia a pensare: mo che mi succede? Ci riflette un po', poi seriamente, perché Giorgio quando scherza non si capisce, quindi uno lo prende sempre sul serio. Dice: Ape non ha la coda. Allora lì la prima reazione è stata capire qual era la coda della macchina che stavamo facendo, no? Poi messo sul tavolo il disegno, dice: questo è sbagliato, ape è scimmia antropomorfa, le scimmie antropomorfe non avevano la coda. Quindi la correzione dell'errore concettuale è stata banale, si è Il bianchetto. sbianchettata, perché allora questa era fatta a mano e così via, si è sbianchettato la coda e si è fotocopiato. Chiede Questo Alessandro se è qua una sigla Ape anche, se sta per Array qualche Processor Experiment, Array Processor processore Experiment. sperimentale un array sperimentale di processori. Questo, fra l'altro, era un seminario che preparai nel giugno dell'89, quindi con le vecchie slide, quelle da mettere sulla lavagna di trasparenza, per spiegare perché si facevano calcolatori paralleli. Certo, non vado in dettaglio, e questa era un po' la mia situazione, perché io in realtà me l'ho scritta all'università con l'idea del fare teorico. Ho fatto tutte le cose che fanno i giovani che vogliono fare i teorici, e alla fine mi sono trovato a fare l'arguerista, quindi il meccanico. Devo dire che questo ibrido, cioè l'ibrido che sono stato e che sono, mi è molto piaciuto. Insomma, ha creato un approccio alle cose che mi ha divertito. Non vi sto a raccontare tutto il gioco, perché ci abbiamo bisogno di calcolatori, però questo è quello che Paralleli, dista tra peraltro, me peraltro. e Nicola e Giorgio, su cui Nicola e Giorgio ragionavano. Per fare i conti di QCD, che si erano utili, servivano sul reticolo 32x32x32, 3x10 alla 16 operazioni. Sul reticolo 100x100x100, 3x10 alla 8. Con le macchine allora esistenti, il VAX e il CREI, questa era la potenza di calcolo, ci sarebbero voluti da 10.000 a 100.000 anni col VAX, da 2 anni a 200 anni col CREI. Solamente che peccato che il CREI allora era a pagamento, e un'ora costava l'ira di Dio. Adesso non mi ricordo esattamente, ma era metà dello stipendio del ricercatore.
Quindi l'idea che hanno avuto era banalmente, no, allora sta più giù, scusate, era banalmente, la macchina non c'è, costruiamocela. Ecco, perché magari apriamo una parentesi sulla Gucci di studio reticolo, perché quelli sono calcoli necessari per stimare le forze forti, che non ci si capisce niente Esatto. perché vanno calcolati. Infatti Gucci sta per quantum chromodynamics, cioè le interazioni forti di colore tra i quark. E il reticolo è X, Y, Z e T, perché per fare il conto lo devi fare proprio tutto lo spazio-tempo e ti devi estendere su quattro dimensioni, peraltro. Quindi è Quindi quadridimensionale. Fra l'altro, diciamo, c'è anche una cosa divertente, la definizione di QED sul reticolo ti porta a dover, diciamo, c'è un problema nella fisica moderna che viene risolto in maniera molto elegante nascondendo la polvere sotto il tappeto, che passa nella ricetta, perché è una ricetta della rinormalizzazione di una teoria di campo. Cioè, se volessimo essere corretti, gli integrali che descrivono l'interazione tra le forze forti divergono, quindi se possono cioè, calcolare. danno infinito, tu lo fai e ti Danno. viene infinito. La divergenza è dovuta a una cosa essenziale che poi, diciamo, in qualche modo impatta anche col discorso dell'epidemia, perché il problema forse è più generale, dovuta al fatto che l'interazione in QCD, come in tutta la fisica che abbiamo fatto da Galileo in poi, è locale. Cioè, le particelle interagiscono solo quando entrano in contatto. Una particella interagisce in un punto solo quando risente di un campo. La località puntuale, pur essendo un oggetto chiaro, cioè almeno un concetto semplice, in realtà porta a questi paradossi. Poi, che ci sia stato un meccanismo che, diciamo, rinunciando a qualcosa, perché niente è gratis anche in fisica, cioè si è rinunciati alla calcolabilità delle masse elementari delle particelle fondamentali, quindi essenzialmente dei quark, cioè si fissa in qualche modo la massa dei quark, la divergenza viene nascosta sotto il tappeto e miracolosamente tutto torna. Che sia un procedimento di alta cucina di qualità è dimostrato che la corrispondenza delle migliori misure sperimentali con il calcolo teorico ormai è da una parte su 10 alla 12, Marco G meno 2 su Sì, 10. anzi, lì è una delle poche cose che è rimasta aperta, peraltro, sì. Fra l'altro, capito? Quindi la QCD serve a fare conti di interazione forti. I conti però in quegli anni, gli 85, erano di questo tipo, cioè anche avendo il CREI per 2 anni, significava comprare una macchina che all'epoca mi sembra costasse 20 miliardi di lire, Sì, cioè una era cosa, svariati. cioè, era una cifra spropositata. Allora il gruppo, cioè il gruppo Nicola Cabibbe e Giorgio Panizzi dissero: vabbè, facciamo una cosa, costruiamocela. Anche perché in America il gruppo della Columbia University stava pensando esattamente alla stessa cosa. Questo è normale nel mondo della fisica, cioè quando ti serve un tool e non ce l'hai, allora ti viene la voglia di dire me lo faccio, anche se non ne capisci nulla, perché i primi discorsi io sono entrato in tesi esattamente 4 settimane dopo un meeting che hanno fatto al CERN, era quello di assemblare qualcosa come 100.000 Z80, Che era il professore qualcosa di Boss fuori. dell'epoca, sì. Eh? Era il professore di tutti i PC Ah dell'epoca, sì, gi insomma. giusto, per i più giovani è uno dei primi processori in gioco, oppure il primo 386, solamente che 100.000 di quei processori erano ingestibili per gente che non aveva nessuna esperienza. Infatti, poi la filosofia di Ape è molto semplice. Beh, anche perché poi erano Tu. ingestibili, ma soprattutto inutili, perché magari se fossero serviti, in realtà, appunto, come dici tu, era semplice perché dovevi fare un conto ben specifico, cioè l'idea geniale dice io non Appunto, voglio. il problema è questo: non devi usare il top della tecnologia nel paradigma in cui il top della tecnologia vive. Tu scendi il livello della tecnologia,
genera un'idea geniale, cioè cambia punto di vista, e scopri che il cambio del punto di vista, quindi l'approccio concettuale diverso, ti permette con una tecnologia inferiore, quindi maneggiabile per un gruppo di non esperti, di superare le prestazioni della tecnologia più alta. Infatti, come vedete, diciamo, alcuni algoritmi rappresentano un parallelismo inerente, cioè se moltiplicate due vettori, qui fate il prodotto scalare, vedete che potete parallelizzarlo, questo è l'approccio seriale, ci vogliono, qui si è scolorita la trasparenza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 step, cioè se io lo faccio in maniera serale, se uso 4 moltiplicatori a botta e degli addizionatori, vedete che mi riduco a farlo in 3 step. Quindi il concetto di parallelizzazione era ben presente, ci sono delle cose che si possono parallelizzare, altre che non si possono parallelizzare. Normalmente tutte le relazioni ricorrenti, cioè quando ho bisogno al tempo T di qualcosa che è stata calcolata prima, mi è difficile parallelizzare questo caso. Quindi l'idea era, il nostro problema è parallelizzabile? La risposta sì, perché è la moltiplicazione praticamente di numeri complessi, di matrici, tipo queste. Poi, diciamo, c'è stata la cosa possiamo fare? Beh, all'epoca, per esempio, c'era il cosiddetto parallelismo verticale, che significava, se io ho una CPU che impiega tau per eseguire un conto, però il conto può essere spezzata in due pezzi, con tempi tau mezzi, io posso raddoppiare il clock mettendo un registro fra le due logiche, quindi un conto singolo avrà sempre un tempo tau, ma se sono bravo a dare pane alla macchina ogni ciclo di clock, dopo aver perso uno step iniziale di tau, avrò un risultato di tau mezzi. Questo è per esempio l'IBM 3090, che poi è la catena di montaggio di Forte, cioè chi disegnò l'architettura del 3090 dell'IBM non si è inventato e così via. Poi, diciamo, il problema della QCD era che era un problema naturalmente parallelo. Cioè, se io metto le mie variabili sui siti di un reticolo come questo, l'evoluzione di questo punto dipende solo dai primi vicini. Questo significa che se prendo fisicamente il reticolo e lo divido in 4 processori, lavorano in maniera parallela solo quando trattano punti che appartengono totalmente all'interno di ogni zona assegnata al processore. Ogni tanto hanno bisogno di un dato che sta nell'altro processore, ma tutti i processori vogliono esattamente lo stesso indirizzo di dato, i valori sono diversi, ma è lo stesso dato. Se io vado a destra, tutti vanno a destra, se io voglio su, e tutti vanno su. Quindi il calcolo che serviva per fare QCD sul reticolo era quello che va ancora sotto nome di single instruction multilodata, cioè le macchine seguono, i computer paralleli seguono la stessa operazione lavorando su dati diversi. Quindi era una struttura di calcolo pure abbastanza semplice. Qui non ve la faccio breve perché tutto sommato queste sono solo rotture di palle. Ecco, l'altra cosa che era utile è che quando parallelizzi un problema, banalmente la gente che fa, non è importante la natura del problema e la natura del computer che vado a usare. No, se io parallelizzo un problema, se ho un sistema tridimensionale, il modo migliore per parallelizzarlo è definirlo su una struttura di processori tridimensionali. Perché se uno si va a fare un po' di conti tra la parte che viene eseguita localmente e la parte che richiede la comunicazione per essere eseguita, vede che per esempio una fast Fourier transform in tre dimensioni eseguita su una catena performa, brutto termine, è meno efficace perché ci mette più tempo se eseguita su un toro. E la perdita dove si ha? Esattamente nel termine di comunicazione. D'accordo? Quindi
Un aspetto che i primi lavori di parallelizzazione su macchine all'APE hanno messo in evidenza è il ruolo fondamentale dell'architettura di comunicazione, che fra l'altro in certo qual modo si salda col discorso che facciamo noi, che l'epidemia risente fortemente della topologia della connettività. Ma comunicare significa interagire. Quindi c'è una sorta di vocabolario comune tra le architetture dei processi di calcolo e, diciamo, le dinamiche di sistemi su reti arbitrarie, che fra l'altro, come dire, diventerà molto più stretta. Vabbè, qui sono risultati scientifici, non ce ne frega niente, tutto sommato. La cosa, diciamo, più bella è un po' di storia. Diciamo, questa è la foto di prima. Qui c'è l'APE Computer, cioè il prototipo, l'unico prototipo che abbiamo fatto definitivo della macchina, è entrato in funzione nel 1986. Tenete conto che la prima riunione del gruppo fu a novembre del 1984. Cioè, l'altra cosa che ci ha stupito a posteriori, in due anni abbiamo fatto funzionare. Ci ha stupito che ci abbiamo messo per realizzare il prototipo finale funzionante meno di due anni. Quindi, tra l'altro, questo sta buttato in fondo al corridoio, al corridoio 2. Adesso insomma, sta buttato, no, ma adesso lo porta a Roma 1 al Museo delle Scienze di Fisica a Roma 1. Mi danno uno spazio espositivo. Almeno, perché se no veramente. E poi ti dico, ti faccio vedere di. Come, vabbè, lasciamo perdere il nostro dipartimento. E questo, vabbè, ho tolto. Ah, fra l'altro, il REC ha una storia, perché questo REC fu trafugato, letteralmente fregato, nel deposito del centro di calcolo, e conteneva un PDP-11. Quindi noi ci serviva un REC. Non lo volevamo comprare, anche perché ci sembrava stupido, visto che ce n'erano tanti, così via. No, poi il gusto di fregare la roba è una delle cose essenziali. Quindi i più giovani, cioè quelli che in qualche modo, se presi, potevano essere solo bacchettati, dicendo questi ragazzi sono irruenti, ci fregammo il PDP-11, lo smontammo, ne facemmo sparire completamente i pezzi, credo che non si sia trovato. Sepolti nel giardino di Tor Vergata. Esatto, e gli abbiamo dato una verniciata in rosso, diciamo, che ci piaceva tanto questo rosso. Il Plexigas l'ho comprato a questo negozio di plastica che sta vicino, adesso casa mia, allora non era vicino casa mia, però diciamo comprato e tagliato e montato. Era anche un modo molto artigianale di fare fisica. Questa era la memoria. 8 megabyte, queste schede sono 40 centimetri per 30, quindi sono grandi. Pensare che 8 megabyte, ed era una densità elevata per noi all'epoca, ma 8 megabyte nell'84 era una quantità di memoria spaventosa. Appunto, qua dicono era il tempo quando che era uscito l'Apple 2, insomma, erano chiaro. Non ci fai giochi, però ci fai calcoli specifici. Ma era un'architettura e delle caratteristiche oltre l'avanguardia, nel senso che non esistevano i computer qui, all'epoca. Questa così. Qua, adesso poi vi faccio vedere, c'è proprio fra qualche slide il disegno di Giorgio Parisi. Qui è l'idea geniale dell'FPU. Cioè, per fortuna, e diciamo anche perché nel gruppo avevamo un personaggio, cioè un fisico sperimentale, che a detta di tutti non faceva un tubo, però aveva una capacità che è stata utilissima. Leggendo le riviste di settore elettronico, era in grado, cioè percepiva l'evoluzione del mercato. Per cui un giorno Franco Marsano, non so se l'hai conosciuto, no, probabilmente no, perché era Roma 1, un giorno che eravamo, come dire, a guardarsi 10.000 080 o 386 disperati, disse: ragazzi, forse c'è una novità. Dice: ho letto che la Weitek, per noi sconosciuta, poi in realtà lo vedete scritto qui, era la ditta che ha prodotto questi chip, è stata acquistata dalla, non mi ricordo che ditta,
Dice per cui molto probabilmente fra poco declassificheranno i loro prodotti e che sembrano prodotti interessanti. Dopo qualche mese effettivamente ci fu la declassificazione da prodotto militare a prodotto commerciale di questi oggetti, che potete vedere qui. Loro Che erano i vendevano. chip che usavate voi, perché appunto chiede anche Jack O'Lantern se i chip non li progettavate, li compravate No, al in questa fase mercatino. no. Dopo con AP100 abbiamo cominciato a progettare. Beh, infatti è l'ultima cosa che vi faccio vedere perché con il progetto, la fine del progetto del processore ad AP100 io sono uscito dal gruppo perché a quell'epoca volevo farmi le mie ossa, cioè come dire, insomma, eravamo un po' più liberi di adesso, devo dire che questo è un altro aspetto. Quindi qui vendevano questi quadrati che sono dei processori, scusate, dei register file a 128 registri con 64 parole con 5 porte d'accesso contemporanee. Poi vi faccio vedere perché è significativo. Poi i moltiplicatori 32 bit ai AAA e gli addizionatori 32 bit ai AAA. Quindi vendevano un posto dove mettere cose, un posto, un chip per moltiplicare e un chip per addizionare. Vado subito alla genialità di Giorgio perché appunto è questo, no, vi faccio vedere questa perché questo è lo schizzo che fece Giorgio della scheda FPU, quella là. Il problema è che cosa si fa in QCD? Essenzialmente A per B più C complessi. E per fare A per B più C complessi che servono? Servono quattro moltiplicatori che fanno i prodotti in croci, due addizionatori che fanno i prodotti parziali e poi l'addizionatore finale, chiaramente mi disse è banale aggiungerlo tu, cioè Dunque, quindi fammi ricordo capire, tu vai dall'alto verso il basso, no? Cioè tu entri. FPU e il laureando, cioè io in quel caso Gaetano, vai piano. Dunque, tu qua, perché parti dall'alto, no? Tu c'hai due numeri complessi che sono x1 e y1 X1 e poi e vai X1 verso il quindi. basso. Quindi vedete che io dai register file ho bisogno di tirare contemporaneamente allo stesso tempo quattro numeri. Perché sono D'accordo? complessi, quindi A più Perché IB, sono esatto. complessi. Ne faccio tutti i possibili, le possibili moltiplicazioni in croce. Quindi X1, X2, Y1, Y2. X1, Y2, X2, Y2. E li mando ai due Addizionatore. qui faccio il meno e ottengo questo, e qui faccio il più e ottengo questo. Eventualmente c'è un terzo livello, questo di addizionatore, che mi aggiunge più C. Quindi questo mi fa A per B complesso, questo mi fa A per B più C. Che Il hai aggiunto il laureando, risultato, no? Che è quello che hai aggiunto tu. Cioè lo schema di destra è il tuo e quello di sinistra è quello di. esatto. E questo nel riportare su il valore, quindi la parte reale immaginaria e la parte reale immaginaria, ho bisogno di un'ulteriore porta. Quindi due porte qua per fare le prime moltiplicazioni, la terza porta la uso per mandare il segnale al dizionatore, la quarta porta la uso per riportare il risultato. Quattro, quelle ce ne aveva cinque. Quindi uso la quinta porta, che era bidirezionale, per scrivere e leggere con la memoria, che era tramite uno switch situato su. E tutto questo si poteva fare contemporaneamente. Questo Cioè in oggetto, parallelo, questo. essenzialmente, cioè tutti i calcoli erano fatti in parallelo, che era lì Esatto. la cosa Allora, geniale. cosa è successo? Che questo schema è estremamente semplice. Quegli oggetti lavoravano a 80 nanosecondi, che era un clock da hobbista, veramente un clock da hobbista, e diciamo quindi la potenza di calcolo era di per sé spaventosa, perché una scheda così faceva teoricamente 64 megaflop. Tenuto conto che noi avevamo bisogno di una potenza integrata di un gigaflop, 64 megaflop a scheda fa rozzamente 16 schede.
Quindi Quindi stava su 16 bastava schede. mettere se... Perché lo chiede anche Alessandro, cioè se c'è, quindi c'erano tante schede di quelle che hai fatto vedere tu. Esatto. Allora, il problema è, vi ricordate prima del reticolo che lavora in parallelo quando fa dei conti propri e poi ha bisogno delle variabili che stanno in un'altra memoria? Per andare in un'altra memoria usavamo uno switchnet, che è quello che vedevate in espansione, cioè in evidenza della foto iniziale, 16x16. Aveva 16 ingressi e potevi dirottare, diciamo, il binario in cui scorrevano i dati alla memoria centrale, alla memoria di destra e alla memoria di sinistra. In realtà lo switchnet faceva un po' di più, in realtà poteva fare una mappatura random uno a uno dei processori, però diciamo quella fu un'implementazione giusto per così per esercizio, se vogliamo, è venuta gratis, ma è stata usata in un QCD su reticolo, perché la QCD su reticolo è rigorosamente a primi principi. Ora, se io invece voglio, per esempio, l'avete visto scorrendo, calcolare l'interazione elettrostatica. L'interazione elettrostatica non è a primi incimi, l'interazione elettrostatica è a lungo range. Quindi, quando calcolo l'interazione elettrostatica in un punto, contano quelli vicini come contano quelli lontani. Qualcuno mi potrebbe dire: ma sì, ma va come su 1 su R il potenziale, lo tronco? No, perché proprio perché va come 1 su R, 1 su R4 la forza, troncandola hai una approssimazione infinita, teorema di Gauss se studia al liceo, cioè in realtà l'elettrostatica, l'1 su R, il potenziale 1 su R4 della forza, è l'unica forza che non si può troncare, perché quello che voi lasciate vale quanto quello che voi prendete. Quindi lì, per esempio, per tutti i problemi in cui c'è interazione elettrostatica, le architetture parallele funzionano malissimo. Capito? Vabbè, Quindi tanto lì il conto si può fare più facilmente, con la QCD il delirio è che, non, che appunto sì, che il è conto vero, però non... neanche tanto, perché quando vai a fare calcoli ab initio e ci metti dentro l'elettrostatico, soffri. E ecco, questo poi è riportare sulla scheda lo stesso tipo di operazione. E la cosa che facciamo un po', qui era la memoria, questa per esempio è stata l'evoluzione della scheda di calcolo di Ape. Questo è il primo prototipo. In Ape 100 il processore, che questo ce lo siamo fatti in casa, abbiamo cominciato a progettare. Ape 1000 è una macchina più complessa, più compatta. Qui non solo il processore, la FPU l'abbiamo fatta in casa, ma anche alcuni chip che controllavano lo scambio di dati in memoria. Queste è Ape 1000, il rack cominciano a diventare molto più complesse rispetto il singolo rack di Ape, e questo, diciamo, è stato il mio ultimo progetto nel gruppo Ape. Giorgio era già andato via o stava per abbandonare il gruppo, perché, diciamo, l'altro aspetto che secondo me ha un po' influenzato, che a partire dagli anni 96-97 i teorici del gruppo un po' si sono distaccati, quindi diciamo, anche perché si era presa la strada, io ero contrario, e forse è stato anche uno dei motivi in cui si è voluta cavalcare l'evoluzione tecnologica. Ci facciamo i chip, tentiamo di farli più veloci, invece di seguire quello che era stato l'approccio vincente di Ape. Fammi andare a capire dov'è il collo di bottiglia di queste macchine, che è la comunicazione, e fammi lavorare sperando di trovare delle idee fantasiose su come far comunicare meglio i processori. Ecco, infatti chiede Alessandro appunto che poi la QCD, quanta fisica si riesce a esprimere facendo appunto il prodotto di numeri complessi, perché poi questo faceva Ape, no? Essenzialmente, cioè... Beh, tutto ciò che è matriciale, beh, lo faceva bene. Quindi tutti i calcoli paralleli, che poi è quello che fa le GPU adesso, nel senso che le Ma GPU infatti adesso è... Ape, l'idea di Ape, come vi farò vedere,
vedere. E di fatto è stata che le macchine a lavare, ma diciamo l'idea del parallelismo poi era abbastanza, è cresciuta in maniera naturale sia nel gruppo di Roma, sia nel gruppo di Terrano che stava alla Columbia, che era il concorrente americano. E le architetture sono naturalmente, diciamo, di comunicazione della macchina, quelle sviluppate. Poi queste architetture sono entrate nel mondo dei supercomputer commerciali, senza che in qualche modo, cioè sono state in qualche modo riscoperte qualche anno dopo, senza che ci sia riferimento al lavoro fatto dai fisici. Ma questo, diciamo, non è per cattiveria, è anche per un problema banale. Noi non abbiamo mai pubblicato sulle riviste di architetture di computer, Vabbè, perché certo, là perché è non un ne avevamo contesto. né la cultura né il linguaggio. Sì, è un contesto completamente differente. È un contesto differente. Probabilmente qui c'era un altro episodio carino. All'inizio, proprio prima di partire col progetto, Giorgio Enzo dice: ma insomma, ma chi fa i calcolatori paralleli? Chi fa i calcolatori paralleli? Ci venne l'idea che forse chi faceva, gli informatici che facevano calcolo parallelo, potevano darci qualche idea. Quindi partimmo tutti e tre, andammo a Pisa, dove c'era allora un famoso dipartimento di informatica teorica, una bellissima discussione con questi informatici sul calcolo parallelo. Alla fine Giorgio, la sua aria da ingenuo, ma secondo me un po' ingenuo è stato, dice: ma voi un calcolatore parallelo l'avete mai progettato? E quindi fecero scandalizzato: no, noi facciamo i conti. E Allora certo, Giorgio mica un po'. guardando gli dice: allora ci servite, andiamo. E ci andiamo. Cioè il problema, cioè una dei, a volte ci si chiede: ma perché la fisica delle alte energie ha avuto un successo così clamoroso? Perché per come siamo fatti, ma è una storia vecchia come il cucco, non abbiamo paura di andare verso lo sviluppo tecnologico di una tecnologia se ci serve. E siccome ci serve, alla fine, con i pezzi di scotch la facciamo funzionare. Che è un approccio che è difficile trovare in altre realtà. Cioè, pensate alla biologia, i biologi non si sono sviluppati uno strumento di misura manco a pagare, se non i primordiali. Cioè, dipendono sempre dall'esistenza di una realtà industriale esterna che gli provvede la strumentazione, e questo va bene. Oggi io non mi compro, non mi faccio lo oscilloscopio, me lo compro. Però ci sono delle misure che per fare devi capire, devi essere un esperto delle cose che devi misurare, quindi lì nessun ingegnere o esperto di tecnologia riesce a farti una cosa esattamente come serve a te. Capito? Beh, perché poi Quindi questo era molto specifico. perché è molto specifico. Tra l'altro Ale, chiede Alessandro la quanto costavano i componenti o in generale il progetto, se non è. guarda, il progetto credo che sia costato, l'INFN ha avuto, cioè il budget dell'INFN credo che sia stato 2-3 miliardi di lire, 2 miliardi e mezzo. Però, come mi dicono sempre gli economisti, senza stipendi, quindi Vabbè, però quello è gli l'accounting, quello è stipendi erano il l'accounting. triplo. Sì, Però però ci quello è sono stati. l'accounting corretto, cioè, perché tanto una volta che tu sei assunto lo stipendio, cioè in America fanno con lo stipendio, ma da noi adesso si comincia a No, fare, anche ma da noi cominciano a fare lo stipendio. Guarda i PRIN, sì, però insomma dove in la realtà. contabilità è più importante del risultato scientifico. Cioè, No, allora, dicono: però lì ok, perché c'è la io supercazzola, no? Perché lì tu dici io lo cofinanzio e il cofinanziamento sta nel fatto che ci metto lo stipendio di Gaetano Salina o Marco Gasolino. ho. E in Ma quella è maniera come i faccio. fondelli, Certo, no. come una presa per i fondelli che ora ti valutano a seconda del soldo che hai portato a casa, no? Guarda Uno chi che c'è, Gaetano, portato c'è 2 pure milioni Gianluca di euro Renna. fa di me un fisico migliore di quello che ha preso solo 2 euro solo perché non gliene frega niente di mettersi sul mercato a trovare i soldi. Dai, su. Eh sì, difatti, ti saluta Gianluca Renna, lo vedi giù qui Sì, tra i Gianluca, commenti. ciao. E Ce vabbè, l'abbiamo direi che visto suonare la pianola nella festa di partimento.
Anche lui. Questa è un po' una carrellata generale e questo è come Ape si è piazzato negli anni, le varie versioni in rosso, sì, in rosso nello scenario del super computing internazionale. Come vedete, dall'86 quando è stato realizzato fino all'88 è stato il super computer più veloce del mondo. Abbiamo questo primato e la macchina che ha avuto questo primato sta in uno scantinato. Qualche mese fa ho dovuto picchiare il direttore di dipartimento perché voleva buttarla perché era antiestetica, cioè devo dire che succede questo anche da noi. E io gli ho detto che in qualsiasi dipartimento serio e civile avrebbero fatto un museo intorno a quello, tra l'altro. Cioè avrebbero fatto un museo intorno a quello, perché appunto, esatto, poi due Nobel, perché appunto quello rubato di Gabib è proprio un Nobel rubato, questo adesso di Parisi avrebbero... Questo è diventato, ragazzi. Vedete che AP100 diciamo in qualche modo si posiziona abbastanza bene come gigapop e qui un po' inizia il declino, cioè AP1000 ancora siamo competitivi verso il 95-96, con Apenex c'è il cambio di paradigma, perché Apenex è essenzialmente un'idea nuova, non uso più processori fatti in casa perché la tecnologia è diventata troppo sofisticata e con un gruppetto di 5 persone non ce la faccio a gestire lo sviluppo di un microprocessore, quindi uso le CPU commerciali e mi focalizzo fortemente sull'ottimizzazione della rete di comunicazione. Cioè, questo lo dico con un po' d'orgoglio, forse sono presuntuoso, 14 anni dopo che io ho lasciato sul gruppo Ape, il gruppo Ape, dicendo che il problema era focalizzarsi sulle comunicazioni, sono tornati su pure loro sul corpo. Il perché è chiaro, perché la scalabilità delle macchine ad architettura toroidale è molto difficile, soprattutto la sincronizzazione a qualche picosecondo su macchine di dimensione lineare di 10-15 metri. Solo l'IBM sa fare queste cose. C'è proprio la velocità della luce, il cavo, la lunghezza. La luce rompe, cioè nel senso che se tu devi sincronizzare a un picosecondo devi fare la distribuzione del clock molto robusta. Quindi a partire dal 2000 si è cambiato paradigma, non penso più a fare macchine SIBD in maniera rigida hardware, è un SIBD software. Quindi le macchine vanno per conto loro, vengono sincronizzati con un protocollo che si chiama MPI quando si necessita la trasmissione dei dati. Quindi in certo qual modo la potenza viene raggiunta assemblando migliaia e migliaia di nodi. Adesso non so a quanti nodi sono arrivati, perché dal 2005 a oggi sono passati. Questo è il team iniziale. Tra l'84 e il 90 eravamo più o meno gli stessi. Il Paolo Bacilieri era il tecnico elettronico del CNAF, Cabasino softwareista, Frighi softwareista, Franco Marzano era l'esperto del mercato dell'elettronica, ha fatto solo quello, ma se non c'era lui noi non lo facevamo. Matone era un teorico, Paolucci ha fatto il softwareista, Silvano Petrarca è un teorico ed era nel gruppo Ape lo zio pazzo, cioè poi diciamo gli elettronici, voi non lo sapete, ma insomma gli elettronici sono molto superstiziosi. Lui venne una volta in Ape con un corno vero, cioè un corno di vacca vero, de bue vero, e ci disse, noi avevamo 24 anni, lui forse aveva una quarantina d'anni all'epoca, ci disse: ragazzi, ogni volta che entrate baciatelo e auguratevi buona giornata. L'informatica biodinamica praticamente. Esatto, biodinamico. Devo dire che per rignorammo la cosa, però ogni volta che non baciavamo si bruciava qualcosa, ragazzi. Poi sarà che l'elettronica
se brucia, però sai, a un certo punto abbiamo cominciato a baciarlo, giusto così, tanto come dice credo, ma male non fa. Ma intanto. Esatto, poi vabbè c'era la tripletta di Nor Vergata, io allora ero Roma 1, Gabibbo Marinari Parisi, un gruppetto di Pisani, gente del CERN, due elettronici Pascoli Rossi di Padova, Ettore Remitti, simpaticissimo teorico di Bologna, Rogers Rusa che era l'unico straniero, cioè fra l'altro un gruppo fortemente italiano con Roger, lui era uno sperimentale molto esperto dell'elettronica e della Rockefeller, e poi c'era la biodiversità, cioè il matematico che era interessato a vedere se Ape si poteva usare per qualcosa di algebrica. Questo è il proposal, è targato 1312-1984. Ma perché il timbro è giapponese? Sai che non te lo so di... Sarà bene. Probabilmente in qualche archivio giapponese è stato spedito al giapponese, lo so di, perché qui dice è stato ricevuto nel appunto il 85194 e poi non riesco a vedere perché è troppo più coenergia, alta energia, sarà qualche ricerca di alta energia che faceva forse per i preprint tipo il CERN che si riteneva fisicamente, però non ho capito come è ritornata a me. Non sono sempre chiesto, non lo so. Sono le vie della fisica, no? Della fisica, sì, sì. Questo, vabbè, è la prima... Archivio del CEC, dice, infatti, dice Enrico, archivio del CEC, infatti. Questo è come si lavorava, altro che computer, lo schema blocchi fatto rigorosamente a mano su foglio di carta millimetrata. Devo dire che... era una fatica, per fortuna non erano i disegni tecnici con la pennacchina che se te sbavava dovevi ricominciare con la lapetta, quindi diciamo questo è lo schema poi finale della scheda a blocchi, i segnali di controllo c'erano tutti, l'idea era controllare l'intera struttura con una parola di microcodice molto lunga, cioè ogni funzione era controllata da un... E questo era il timing, anche questo fatto rigorosamente a mano, stiamo parlando di 30 anni fa, 35 anni fa, ma uno solo riguardando le cose che faceva allora si rende conto di quanto è cambiato il modo di lavorare. Questo è uno dei primi programmi di Ape, questo faceva semplicemente una loop, trasferiva da memoria a registro e poi dal registro lo mandava in un'altra memoria. Questo è quello che si faceva anche qui una volta, c'era la Polaroid, facevi la foto all'oscilloscopio, la incollavi sul logbook, la colla sul logbook e ci scrivevi. Qui c'è stato un errore che abbiamo cioè appunto la macchina sbagliava solo di notte, non si è mai capito perché. C'era nessuno a baciare il corno. Il condizionamento e tutto ha smesso di farlo, probabilmente un effetto di umidità, temperatura e così via. Ecco, questa è una notazione dell'agosto dell'86, lì ci lamentavamo del caldo e con il caldo Avetto sbagliava, cioè questo era il test di Avetto. Non va troppo caldo, lascio un delay, cappella, appellare significa far andare un programma fra tre ore e me ne vado. Questa non è, sì, è la mia, no, questa sì è la mia. Fra l'altro c'è a un certo punto, mi ha stupito perché in una di queste pagine c'è l'ora e erano le 4 di notte, quindi diciamo anche lì... c'era la cosa fondamentale che entravamo in laboratorio e uscivamo più perché era eccitato, eravamo eccitati qua là. Questi erano un po' di test, queste le correzioni dell'architettura hardware, qui c'era un glitch che ogni tanto dava problemi, quindi si è modificato. Questi sono gli appunti presi da Enzo Marinari in una riunione, che da una parte si diverte a, come dire,
definire, scrivere, documentare la topologia della riunione con le sedie e i tipi, dall'altra in qualche modo fa alcune considerazioni. Questa evidentemente fu una riunione piuttosto hard, nel senso che discutemmo di hardware e non di software, quindi diciamo lui perplesso si chiede se Simone se l'ha annoiato o meno. Simone Cappasino era il softwareista del gruppo, e questo diciamo è i dubbi che avevamo verso AP100, cioè cosa deve essere AP100. Qui lui si chiede una macchina generale, la continuazione di APE, e fra l'altro qui c'era AP21, un progetto abortito, anche perché il problema fondamentale è, come dicevo prima, APE ha funzionato con lo scotch. Vabbè, però ha funzionato lì, appunto. La cosa bella è che poi gli articoli di fisica teorica, che poi era quello che ci si volevate fare, è stato raggiunto. Cioè, non è quelli chiaro che siamo stati, abbiamo dettato le regole fino al 93, quando è stata l'avanguardia. Si sono attrezzati con i loro supercomputer e quindi c'è stata più confusione. Il terzo lavoro di fisica, che è la misura della tensione di corda, adesso lasciamo per che cos'è, ad oggi c'ha 1800 citazioni, che per un articolo teorico è tantissimo, cioè a oggi sono ancora milioni di risultati che si hanno, anche perché calcolati, però diciamo hanno messo punto fine al problema di quanto vale la tensione di corda in pura QCD, capito? Quindi diciamo APE ha veramente permesso al gruppo di reticolo di Roma 1 di essere al centro e dominante per quasi una decina d'anni. Sì, poi è chiaro che venute le GPU, venuta lo sviluppo dei calcolatori talmente potenti, poi la GPU tra l'altro è stata sviluppata per giochetti, cioè la cosa comica è che poi il calcolo parallelo nasce dal fatto che io devo parallelizzare il rendering delle scene. Ma i giochetti hanno un sacco di algebra lineare in mezzo. Sì, sì, infatti è tutto esatto, è tutto calcolo lineare. Infatti tutta l'HPC, la performance computer, ma lo sai meglio di me, è solo algebra lineare. Ma è anche questo, Marco, la contraddizione forte del nostro sviluppo tecnologico. Cioè, ormai è certo, devo dire che non ho mai studiato bene il fenomeno, ma qualche dato grafico l'ho preso. Siccome ormai lo sviluppo di hardware di una CPU nuova costa svariate decine di miliardi di dollari, ma svariate decine di miliardi di dollari, quegli investimenti, siccome sono privati, si fanno giustamente se poi si ammortizzano. Ora, il problema è che ogni volta che c'è una crisi mondiale, e quindi il blocco dell'unico, perché chiaramente quando si entra in crisi, le prime cose che si congelano sono gli aspetti ludici della vita, lo sviluppo del CPU si ferma. Cioè, sì. Paradossalmente, l'oggetto a più alta tecnologia che stiamo sviluppando dipende fondamentalmente da quanta gente gioca o quanta gente c'ha il telefonino. Ora, capisci quanto è stabile un sistema del genere? O per il fatto che ormai, siccome devi vendere per ammortizzare, crei bisogni indotti per vendere, sviluppi per vendere di più, c'è il fatto, quindi i tempi di obsolescenza ormai dei processori si sono ridotti a 6 mesi, un anno, 2 mesi? Cioè, però il processore sta schiacciando un oggetto, deve comprarne uno montato e 10 smontati. Sì. E non tocchiamo neanche l'argomento del mining, perché poi esatto. Le GPU mostrano per il mining. Però diciamo che stiamo già oltre l'ora e mezzo, direi che dobbiamo... Vabbè, finiamo. Questa è proprio la parte finale. AP100, quello che vi voglio far vedere, quindi era essenzialmente un array tridimensionale. Si passa dal reticolo unidimensionale all'array tridimensionale, è questa cosa qua,
Questa è l'architettura del Cray T3D, che in qualche modo fu la risposta commerciale ad Ape, quello che mise Ape, come dire, a essere il secondo e il terzo. Come vedete, l'architettura è essenzialmente la stessa, cioè gli sviluppi di supercomputing per la fisica teorica hanno inconsciamente definito l'architettura e l'approccio che poi è stato utilizzato dal punto di vista commerciale e industriale. Anche perché poi quella, cioè la topologia è quella. Sì, cioè, appunto, se sta in quattro dimensioni, sta in quattro dimensioni. Per fare il discorso, datemi un problema intelligente, mettete un problema normale, metteteci persone normalmente intelligenti, la soluzione che vi trovano è quasi sempre la stessa. Soprattutto su questi aspetti, su cose più tecnologiche, la macchina, il razzo, magari no, ma su questo però qui che prende... Però dire che quello che secondo me Ape rappresenta è un po' la filosofia di Giorgio, dell'approccio di Giorgio, della metodologia, è quella che in realtà è difficile capire qual è la via per innovare, in questo caso farci un computer, perché probabilmente se noi avessimo percorso la strada della tecnologia più alta di quel momento ne saremmo morti. Perché? Perché non avevamo né sotto le competenze ma neanche il livello organizzativo e finanziario che le grosse industrie possono mettere in gioco. Quindi se tu vuoi vincere devi capire bene cosa ti serve, quindi capire bene l'utilizzo della tecnologia, lavorare su un livello di tecnologia basso che tu puoi gestire sia a livello di comprensione sia a livello di organizzazione, e se ci riesci fai il botto, avere un'idea geniale, cioè un cambio di vista della problematica. Per questo ti dicevo che c'è un problema sociologico oggi, perché chi ha detto che si può fare alte energie e studiare la fisica al TEB solo con gli acceleratori lineari? Guarda che negli anni Ottanta c'era molta gente convinta che anche esperimenti di fino e di altissima qualità fatti in laboratorio potevano dare delle indicazioni sulle particelle elementari, solamente che essendo dominante la bestia degli acceleratori, e anche perché all'epoca era più facile, questa visione è stata completamente eliminata. Oggi paradossalmente c'è il fatto che la fisica dell'alta energia ha solo una direzione, quella di costruzione di macchine via via più grandi. Beh, perché lì vi hanno bisogno di campare, c'è da, per dire alla Boris c'hanno da pagare il mutuo. Perché non c'è più nessuno che sa fare gli esperimenti di fino. Ma sì, un esperimento piccolo come quelli che voi fate richiede una formazione e una capacità di mettere insieme delle cose che non si riscontra più nei giovani formati sulle alte energie, che sono più partecipizzati. Cioè sì, qui infatti il divertente di fare queste cose come Ape o quelle che facciamo noi è che le seguite all'inizio e alla fine. Questo è un aspetto, esatto, che appunto si perde, perché dal pezzo di carta fino al conto, all'altro. E poi, tra l'altro, ti insegna che non è una divisione fra teorico, elettronico, cioè diciamoci la verità, Giorgio Parisi dell'elettronica sapeva a tubo, una volta che ha usato, provato a usare l'oscilloscopio, ha fatto un corto, ha mandato un corto. Lo switching, l'alimentatore, perché praticamente ci è andato come un elefante, insomma. Però una volta che ho fatto una sintesi booleana, 7 pagine dei conti, il risultato non mi piaceva, era sbagliato, palesemente sbagliato, ma non riuscivo a capire dove era sbagliato. Le sue capacità astratte di manipolazione dei simboli hanno fatto sì, lui che ha preso le mie pagine, infatti pensavo che mi stesse prendendo per i fondelli, ha cominciato a fare così, poi la buttate, ci ha pensato 2 secondi, la ripresa e mi fa l'errore sta qui intorno. Io ho detto ma che sto scemo,
Cioè, noi ho pensato fra me e me, dico, ma questo non l'ha letta, non ha guardata, ci ha riflettuto, mi dice che l'errore sta scrittore. Vabbè, però se lo dice, andiamo a vedere. Insomma, dopo 3 ore di lavoro c'aveva ragione. L'errore era dentro il cerchio che aveva fatto. Ora capisci che uno che ragiona così, con uno che ragiona così, che ha queste capacità, non ce lavori. Infatti, quando ho finito di fare l'arborista, abbiamo fatto tre, t'ho detto, tre lavori teorici e ho lasciato perdere perché Ecco, c'è perché lavoro. appunto questo è l'altro aspetto, è che appunto lui, come abbiamo detto prima, è proprio una persona di alto e di altro livello, a cui non ci si arriva. Esatto, unisce una E capacità di lavoro mostruoso, lui lavora molto, contrariamente a molti altri eccellenti che conosco, lui si studia tutto, legge, a parte che legge di tutto, però se affronta un argomento di fisica, lui la letteratura se la studia, ha una capacità d'apprendimento veloce perché gli basta leggere velocemente 4 pagine, capisce tutto. L'altra cosa buffa è che ti fa impazzire è che quando fa un conto, ma questo anche a lezione, quando gli studenti lo seguono a lezione, la prima equazione è giusta, l'ultima è giusta, tra la prima e l'ultima c'è una confusione bestiale, non ne azzecca una. Quindi uno che riesce. Infatti la migliore definizione, dicevo oggi su Facebook, che venne fuori, non mi ricordo neanche chi la coniò, Giorgio è un'ottima CPU con input-output che fa veramente schifo. Beh, una delle cose che stavano scherzando a Roma 1 era che c'è tutta una serie di teorici che fanno da interfaccia Parisi-umanità, no? Che in Beh, non qualche era maniera. tanto scherzando, uno ci ha fatto. Cioè, uno, sì, Giorgio ha bisogno, nel tempo è migliorato, ma all'inizio ha bisogno proprio di uno che traslava quello che diceva. Cioè io all'inizio ero molto in difficoltà con lui, non lo capivo. Poi soprattutto non si capiva all'inizio, poi imparando a conoscerlo, sì, quando voleva fare umorismo, perché raccontava barzellette che facevano ridere solo lui, cioè a questo Vabbè, livello. quello un po' tutti i fisici però, questo Tu bisogna dirlo dici? che, cioè che l'assenza di Comunque, humor. la cosa che, ecco, cioè che queste sono due foto, secondo me, per me, non secondo me, per me importanti. Questa è l'ultima classe di Nicola Gabibbo, prima che andò in pensione, e questa è la foto fatta in onore dei 70 anni di Giorgio 3 anni fa. Cioè, questo per sottolineare come i due personaggi hanno fatto una scuola, ragazzi. Esatto, perché questo che dicevamo fuori, cioè non è che loro sono il prodotto della fisica, sono loro che hanno fatto le loro scuole di Esatto. fisica. Quindi non è tanto merito del sistema Italia, ma è merito loro se c'è un qualcosa nel sistema Se Italia che. vogliamo dare un merito, forse va dato alla lungimiranza da Magni. Sì, esatto. Però di Cioè, nuovo. che è quello che manca oggi a tutti i livelli, che aveva un sogno, far ricostruire la fisica in Italia nel dopoguerra, perché insomma, diciamo, siamo usciti male dalla guerra, Abbiamo oltre come perso. paese, anche come istituzione accademica, e lo ha fatto in una maniera eccezionale. Aveva una visione a lungo termine. Pochi sanno, tutti sanno che ha fondato l'INFM, tutti sanno che ha fondato il CERN, tutti sanno che ha dato un contributo fondamentale alla ricerca dell'Accademia Scientifica. Pochi sanno che la sua visione si basava su tre grossi piedi: la ricerca di base nucleare, la ricerca applicata nucleare, il CNEN, o quello che adesso è diventato ENEA, e il terzo era la ricerca industriale nucleare. Subito dopo la guerra cercò e ottenne che le aziende, all'epoca le aziende che producevano elettricità erano private, non c'era stata la nazionalizzazione, firmassero un protocollo sotto il nome per istituire un istituto che andava sotto il nome di CIREA, se non ricordo male,
in cui le imprese si impegnavano a fare sviluppo, ricerca industriale sull'energia nucleare, e fino agli anni 62-63 l'hanno fatto. Poi vabbè, noi abbiamo passato in quegli anni da una parte l'incidente a Mattei, dall'altra l'incriminazione di Ippolito, che hanno poi, vabbè, col senno di poi si può dire tante cose, ma insomma ha stoppato un qualcosa che dal punto di vista applicativo e industriale era sicuramente all'avanguardia, poi al di là di ogni giudizio sociale sul nucleare. Per cui però è rimasta la scuola di Roma, ma la scuola di Roma non è, cioè Cabibbo ha avuto Gatto, capito? Gatto ha avuto Persico e Persico ha avuto Fermi, quindi c'è questa trasmissione non solo di conoscenze, perché poi il problema, me lo chiedeva un collega, è che io stando lì mi sono divertito, ho imparato tanto sia Eh sì, perché a quella è livello la scientifico parte. sia a livello umano. Ho imparato, come dire, anche cose che esulavano, cioè normalmente sia Nicola sia Giorgio, ma molti altri avevano una cultura anche non scientifica vastissima, per cui nei tempi morti, quando ogni tanto capita che stai lì a guardare se quel cacchio di Avetto funzionava o meno, si parlava di filosofia, di letteratura, capisci? Cioè, l'idea era di un gruppo di persone con delle curiosità. Nicola dice sempre: perché dovremmo fare qualcosa che non ci diverte? Eh beh, Che lo faceva certo. indipendentemente dal fatto che io ero studente laureando e quell'altro era in odore di Nobel, Nicola Cabibbo. Io mi ricordo sempre quando Nicola c'aveva un difetto, che finito di fare il presidente a Piazza dei Caprettari, tornava in istituto lì a Roma 1, quando poi ci siamo trasferiti a Roma 1, perché nell'85, quando abbiamo cominciato a costruire, siccome a Tor Vergata c'erano i laboratori, ho trovato uno spazio in Roma 1. E quando tornava pretendeva che noi giovani gli raccontassimo cosa avevamo fatto durante la giornata o i 2 giorni che non c'era. Una volta stavamo saldando le prime 12 schede che ci sono arrivate, certo non un lavoro di quelli. Venne Cabibbo e cominciò a dire: che avete fatto? Che avete fatto? Alla fine io gli ho detto: Nico, senti, oggi te posso dare retta, devo saldare. Mi fece, dice: ah sì, ti do una mano. Io ho detto: no, lascia perdere, non è che mi devi dare una mano. Dice: no, 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 saldiamo e parliamo. E si mise lì un po' come se fa fra comari, no? Che cucivano e chiacchieravano. Ora tu pensa, un presidente dell'INFN, perché allora era presidente dell'INFN, una persona riconosciuta a livello internazionale che si mette a saldare con un laureando. E alla fine, quando Perché voleva sapere il gossip, peraltro, oltretutto. probabilmente sì, ma però poi ho capito, ho guardato le saldature perché ho detto. Mentre con Giorgio ero sicuro del casino, ho detto prima che questo mi fa casino e devo impazzire a guardarmi Rimetterci. a cercare saldature fredde. Fammi vedere come sono saldato. Oh, saldava benissimo, per cui lì ho capito che c'era anche una buona mano, oltre alla narrazione. Però quello che ti voglio dire è l'umiltà e il fatto che, cioè, concretamente quel gesto ha significato: io sono riconosciuto come grande e lo so. Tu sei appena entrato, però siamo pari. Cosa che Sì, oggi sì. è difficile. Ma mo Però oggi ci sono all'epoca le ci sono eccellenze, riuscito. no? Ora ci sono le eccellenze, quindi è chiaro che io Certo. sono eccellenza e tu no, questo Ma se la va questo ti a permette, ma sai la potenza di controllo di un ambiente di questo genere? Ci dice: ah, l'inciucio. No, quando tu da giovane ricercatore entri dentro questo ambiente, ti trovi a riferare in chiaro il progetto di un boss, allora eri portato a dimostrare che tu eri bravo e indipendente. Quindi l'atteggiamento era iniziale: prova a fargli un prova a essere
estremamente rigido dell'analisi. Per cui te ne fregavi che era ordinario e tu appena ne ho assunto, perché quando si parla di scienza eravamo uguali. Sì, sì, sì. Questo oggi si è perso, Marco. Ma sono 10 anni, 20 anni che si è perso, infatti. Sì, ma poi nel nostro mondo lo osserviamo, osserviamo nel biomedico. Io ogni volta che sento narrare le storie dei postdoc rispetto come la loro dinamica umana e anche di rapporto con i PI, mi vengono i capelli. Ah no, da noi comunque con tutto il decadimento e con tutto il, certo, è il, cioè, mondo delle fate rispetto, veramente. Io sono sempre stato contrario alla sindacalizzazione dei ricercatori, perché, come dici, che te sindacalizzi? Cioè il prodotto che io faccio è mio, non è di qualche un altro. Esiste sfruttamento quando il lavoratore è alieno dal prodotto che realizza, se no è un artigiano. Però leggendo certe storie ti dici: Cappelli, ma allora se tu devi essere sfruttato come in quella realtà, quella non è più ricerca, è sfruttamento, allora è giusto la rivendicazione sindacale. Sì, sì, ma io anche a fisica, perché tutta una serie di questioni. Vabbè, però direi che siamo quasi a 2 ore e le questioni sindacali, che per quanto non ce ne frega, no, secondo me ci vuole, perché se non oramai non, no, il rapporto non è più tra pari. È che anche Giorgio lo ribadisce, forse l'unica cosa bella di questo Nobel, oltre al riconoscimento, è che lui ha il coraggio di dire che fare scienza è altro, quello, oltre quello è altro rispetto a quello che raccontano le eccellenze, i centri eccellenti. L'eccellenza, la ricerca è curiosità, riconoscimento dei propri padri, la creazione di voler, la volontà di voler fare dei figli che ti superano. Sono tutti discorsi che ormai non si sentono più, ma quelli sono quelli che dal punto di vista hanno creato quell'humus che hanno portato Giorgio a emergere, Nicola ad emergere, noi nel nostro piccolo a fare a non affogare, già che non siamo affondati noi, già è un miracolo. Però, insomma, l'altro ieri mi dicevano: ma allora se Giorgio è il tuo relatore è tuo padre, Nicola è tuo nonno, sì, perché Nicola era il relatore di Giorgio. Peccato che io sono il figlio stupido. Sì, sì, infatti no, la frase famosa, no, triste è l'allievo che non supera il maestro, vabbè, noi siamo tristi ovviamente. Esatto, anche se poi devo dire, a me, loro hanno insegnato anche ad accettare quello che sei, Sì, sì, ma anche perché poi, ripeto, questi sono proprio due persone di tutt'altro livello, cioè non so frasi, non so frasi fatte. Diciamo, ma un miliardesimo no, ma però un centomillesimo di quello che sono loro, e già hai fatto belle cose. È proprio un altro livello. Va bene, ragazzi. Felicissimo. Gaetano, tornerai sicuramente, perché qua di cose da raccontare, come dicono anche nei commenti, ce ne sono tante. Salutiamo, sì, tutti. L'ultima cosa che voglio raccontare è che sono un po' nero con Facebook. Ogni 2 mesi cambia il formato dei dati. Quindi ogni 2 mesi devo riscrivere l'interfaccia, perché capita anche questo nell'accumulo di dati, cioè una stabilità nel tempo. E poi, che lo sai che il dipartimento mi ha pioppato l'epiteto di grande professore? Perché pacca sulla spalla? Perché te l'ha pioppato? Ma non so, ho fatto un post su Facebook mettendo tutte e due, e la pagina del dipartimento mi ha scritto: concordiamo con quanto detto dal nostro collega e grandissimo professore. Ora, sì. Concludevano col nostro collega, omettendo il grandissimo professore, ma questo perché la mia interazione col dipartimento, specialmente 20 anni fa, non è stata simpatica, no? Quando rivendicavamo il diritto di portare studenti in tesi, mi sembra un po' una presa per i fondelli. Sì, magari non è voluta. Stile. No, ma secondo me non è fatta con malizia, però certo. No. Poi ho indagato. Il problema che c'è, purtroppo, come noi poveri comuni mortali, appunto, postiamo le foto con Giorgio, io capisco che sto tentando. Da una parte c'è un sano orgoglio di figlio, dall'altra
anche, come dire, il piacere di essere detto, ah, ma quello si è laureato con lui. Sì. Però ai singoli glielo perdoni, alle istituzioni un po' di meno. Sì, ci deve essere una coerenza istituzionale, perché se Giorgio non è rimasto a Tor Vergata qualche problema c'è. No, ma è chiaro che mo, no, su tutti a salire sul carro del vincitore, perché poi questo è il punto, no? È tutto, ah, è il merito di, è il merito questo della nostra società. È merito del dipartimento, l'INFN, l'ente, eccetera, eccetera, mentre in realtà, di nuovo, c'è da dire che questo Nobel è solo merito suo, e se qualcosa ha fatto è stato lui come creatore, non, tu dici, come risultato sì di tutta una scuola di fisica, ma il punto è che è lui che è una persona geniale, così come era geniale Gabibbo, a cui fu proprio rubato, è inutile che tu dica a te, il Nobel dalla... Lì, come di grida, però sai, in un'altra intervista a Giorgio dice una cosa, ed è vera, perché al di là della reazione istintiva subito dopo la notizia, Nicola sapeva di essere un grande, come di fatto lo dicono tutti. Quindi il problema non era di Nicola, che gliel'hanno scippato, è della Accademia Reale delle Scienze Svedese, che ha fatto una cazzata. Ah sì 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 sì, ci hanno fatto la figura di merda, questo si può dire proprio apertamente, perché proprio è una figura veramente barbina, anzi ti dimo, anzi a parte gli altri Nobel, quelli minori, tipo proprio letteratura, queste cose qui, dove hanno fatto degli, ci sono stati degli scandali inverecondi, ma quello di fisica, insomma, io dico, faccio sempre esempio, Gabibbo ha inventato la bicicletta e hanno dato il Nobel a quelli che dice, sai che c'è, che ci posso aggiungere una terza ruota e faccio il triciclo, e ha vinto il Nobel per il triciclo quando quella ha inventato la bicicletta, e quella è proprio una macchia indelebile sugli inciuci e gli impicci culturale all'America, perché lì il principale motivo della non vincita di Nobel fu l'avversione che Gell-Mann ha sempre avuto verso la scoperta Nicola, perché non gli ha mai riconosciuto la paternità, rivendicandola lui. Senza neanche avere l'onestà intellettuale che a posteriori a leggere, perché lui ha scrisse una nota in un articolo precedente in cui, dopo aver letto il lavoro di Gabibbo, si può intuire di vedere l'idea dell'angolo. Cioè è un po' come oggi rileggere Asimov dopo aver fatto un po' di neuroscienza Asimov aveva inventato i cervelli positronici, no? In realtà rileggi qualcosa che era puramente ipotetico e molto confuso con una conoscenza ulteriore, per cui ci rileggi quello che vuoi. E d'altronde Gell-Mann era isolato in America abbastanza, però era potente. No, ma poi, e poi però chiudiamo, perché appunto i Nobel votano, cioè chi ha già vinto il premio Nobel vota, e quindi poi lui si è opposto, e tra l'altro c'è proprio Parisi che ha fatto un'analisi dei documenti eccetera eccetera molto scientifica del fatto che appunto si oppose, però appunto non è che Gabibbo che non vinse il Nobel ci sarà rimasto male, ma insomma e lo scandalo fu dall'altro lato, nel senso che quello e anzi semmai dimostra che anche appunto a quei livelli ci sono impicci, inciuci, voti, impari, cose, quindi poi alla fine non, però almeno questo corrompe, Marco, lo sì dai, sì no? Sì, ma infatti, ma magari io vorrei essere corrotto, non è che dico di no, dico magari non ti diverti più, il problema è che se acquisisci potere c'hai dei vantaggi, ma non ti diverti più. Proviamo e poi vediamo. Ragazzi, siamo oltre le due ore, salutiamo tutti, grazie, pochi grazie che ci sentiamo offline, e alla prossima. Ciao.